Bentrovati, sono la dottoressa Sofia della Farmacia Longo. Oggi vi parlerò della calasia. La calasia è un disordine della motilità dell'esofago caratterizzata da un'alterata peristalsi esofagea e dal mancato rilasciamento dello sfintere esofageo inferiore durante la deglutizione. Ne consegue che la calasia rende complesso il passaggio del cibo attraverso l'esofago. La calasia nasce da una disfunzione dei nervi che controllano la muscolatura liscia esofagea. Le persone affette da questa patologia presentano una diminuzione delle fibre nervose, intorno all'esofago e questo causa un insufficiente invio di stimoli, lasciando l'esofago contratto ed impedendo quindi la normale deglutizione. Ad oggi, l'esatta causa della calasia non è ancora nota. A volte il disturbo può presentarsi in associazione a tumori esofagei o ad infezioni, come nel caso della malattia di Chagas, e solitamente si riscontra in età compresa tra i 20 e i 60 anni. L'esordio è insidioso e la sua progressione aumenta gradualmente nell'arco di mesi o anni. I primi sintomi sono rappresentati dalla difficoltà di deglutire cibi solidi e liquidi e dal rigurgito del cibo non correttamente digerito. Di conseguenza si verificano eccessiva salivazione, alitosi, pirosi, frequenti eruttazioni e talvolta un senso di soffocamento. Alcuni farmaci come nitroderivati e calcio antagonisti possono essere utilizzati temporaneamente per i casi di acalasia esofagea lievi o moderate. Un altro rimedio è il Gelsenium sempervirens, un rimedio omeopatico molto utile nel caso di disfunzioni delle reti neurologiche del nostro corpo. Il Gelsenium deriva dalla omonima pianta rampicante, una pianta velenosa che, se assunta in dosi elevate, blocca la respirazione e il movimento, causando paralisi. Questo rimedio omeopatico è molto utile anche per combattere gli stati d'ansia e quelli febbrili. Vi ricordo inoltre che prima di assumere qualsiasi tipo di farmaco o prodotto omeopatico è sempre necessaria la valutazione medica o il confronto con uno specialista. Per qualsiasi dubbio o chiarimento potete leggere l'articolo o venirci a trovare a Roma alla Farmacia Longo. Vi mando un saluto e alla prossima!